Telespettatori italiani, buonasera. Sullo slancio del bellissimo campionato concluso 10 giorni fa, ci arriva quasi all'improvviso questa partita di Copenaghen, valida per il girone del campionato del mondo. Anche la nostra formazione è confermata. Ve la danno, vedete, con il 4-4-2. Io ve la do secondo l'ordine di numerazione dei top: Gentile, Cabrini, Marini, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Graziani, Antonioni, Bettega. La nostra panchina vede Bourdon, Vierkovod, Dossena, Ancelotti e Fruzza. Ecco il direttore di gara. La nazionale italiana giocherà il primo tempo alla sinistra dei nostri teleschermi. Ha vinto il campo, la Danimarca batte il calcio d'inizio. Ecco, iniziata la partita. È valida per il girone eliminatorio per la Coppa del Mondo, per il campionato del mondo di Spagna. Come sapete, con Italia e Danimarca ci sono anche Jugoslavia, Grecia e Lussemburgo. L'Italia in testa, 4 partite giocate, 4 punti, tutte vittorie per 8 punti, tutte vittorie per 2-0. Ecco il lancio di Busk. Da questi primi assaggi possiamo già notare come la palla scivola sull'erba bagnata. Antonioni e Scirea. Il lancio è per Graziani, colpo di testa di Busk. Prevale Tardelli indietro a beneficio di Scirea. Collovati. Tardelli. Scirea. Verso Bettega il primo pallone offensivo, va fuori, lo controllava Rasmussen che poi rimette in gioco a beneficio di Simonsen. Olsen. Verso Elfiar, ma poi dalla destra arriva molto bene Arnesen. Nuova punizione in nostro favore, la batte Antonioni. 11 minuti di gioco. Para Chris. Elkier. Rundstedt. Bettega verso Graziani. Fallo su Graziani, l'ha commesso Arnesen e c'è un calcio di punizione in favore della squadra azzurra. È molto distante, ma Antonioni sembra voler tirare verso la porta. Certo, c'è da approfittare del pallone viscido. È l'undicesimo minuto. Ecco Antonioni, tira infatti, respinge il portiere e non agganciano né Bettega né Gentile che erano davanti a lui. Tiro di Antonioni, parata di Criste, l'undicesimo minuto. Ecco un attacco danese portato da Bertelsen. Bello il lancio su Bastrup. Palla al centro, devia Gentile, allontana Collovati. Rincorre la palla ma invano Conti. È fallo laterale. Arnesen, bellissimo, bellissimo tiro al volo di Simonsen e splendida risposta di Zoff in calcio d'angolo. Ecco il cross di Arnesen, guardate il bel tiro al volo e la bellissima risposta di Zoff. Ecco la nostra panchina, vedete in piedi Berzot e Maldini. Antonioni, Marini, Tardelli, scatta bene Tardelli, cross al centro, colpo di testa mancato da parte di Graziani, Bettega e Gentile. Ma l'azione prosegue, il cross di Gentile rinvia Elkier. Collovati, Marini.
è l'ultimo minuto del primo tempo. Primo tempo molto tranquillo, anche troppo. Si è distinta la difesa azzurra e sarebbe una nota di merito se si giocasse, poniamo, contro il Brasile, ma la Danimarca Brasile non è, quindi si potrebbe anche cercare qualche cosa di più. Bettega, deviazione verso Tardelli, cross di Tardelli, c'è Graziani in area stretto fra tre difensori che riescono a rinviare, rimette ancora in avanti con Lovati, ancora Graziani, ed è la fine del primo tempo. Primo tempo che termina 0-0. Da parte nostra, tre parate di gioco e poco altro. Ecco, iniziato, l'Italia ha battuto il calcio d'inizio. Olsen, Bertelsen, Elkjær, Bertelsen, tocca per ultimo Gentile, la rimessa in gioco già effettuata, Arnesen, e c'è un fallo di Gentile su Arnesen, a terra Arnesen. Abbiamo rivisto l'intervento del nostro difensore, Arnesen si rialza, calcio di punizione è ovviamente in favore dei danesi e sta per essere battuto, è l'ottavo minuto del secondo tempo. Arnesen, Elkjær, Conti, Antognoni va a dargli una mano, rimette al centro Antognoni, colpisce la palla Lerby ma involontariamente. Rundstedt, Olsen, Lerby, Rundstedt, Olsen, Simonsen, l'ha fermato Gentile in fallo laterale, l'ha rimessa in gioco da Simonsen e lasciata a Bertelsen. Olsen, fallo di Antognoni che ha spinto alle spalle Olsen, calcio di punizione ancora in favore dei danesi e ancora affidato a Bertelsen. Riesce a colpire di testa Bastrup e manda sul fondo. Rimessa in gioco di Cabrini su Bettega. Bettega, tiro, bello il tiro di Bettega, bella la respinta di Quist, chiamato ancora a respingere un tiro come nel primo tempo di Antognoni, nella ripresa di Bettega all'undicesimo minuto. Verso Elkjær, ferma Tardelli, Tardelli si trova in una posizione quasi sempre difensiva, gioca alle spalle sempre di Marini. Ora è stato fermato Bettega che è rimasto anche a terra, anticipo di Tardelli, riconquista la palla ancora Lerby che viene avanti molto bene, fallo su Lerby, l'ha commesso Marini,
Calcio di punizione in favore della Danimarca, siamo ai, nei pressi dell'area di rigore. Ecco l'Erbi, non è sempre nel vivo del gioco, ma quando ha la palla, questo l'Erbi ha fatto vedere le cose più belle della sua squadra. E c'è l'ammonizione adesso a Conti. Ammonito Conti perché non ha rispettato la distanza dopo il richiamo dell'arbitro. Primo cartellino giallo della partita per Conti. Simonsen, Elkjær, un tuffo gentile. Elkjær, Olsen, scambio con Arnesen, ancora Olsen, e un cross. Rosved e gol. Rosved ha segnato al 13° minuto. La Danimarca in vantaggio con Rosved. Tredicesimo minuto del secondo tempo, Danimarca 1, Italia 0, rivediamo l'azione. Ecco, vediamo il cross di Olsen. Ecco il cross di Olsen, gira la palla Elkjær, poi va a Rosved che anche da posizione molto angolata la controlla e di sinistro batte Stoff con un tiro tra palo e portiere. Ha segnato Rosved. La Danimarca ha fatto vedere fino a questo momento le cose più pratiche, quindi si può dire che meritatamente abbia il vantaggio. Si può casomai criticare i nostri per quello che fino a questo momento hanno fatto per evitare questa situazione. Immobilissimo Bertelsen, Olsen, Elkjær, rinvio di Collovati che ha evitato un calcio d'angolo, il cross di Bertelsen. E c'è un fallo di mano. Vediamo un po'. E Cabrini. Non si può dire dalla ripresa che abbiamo visto al replay. Comunque Cabrini poi sullo slancio è finito fuori, l'arbitro era meglio piazzato di noi, comunque non ci affibbia un possibile calcio di rigore, ma un calcio di punizione dal limite. Arnesen, era doppia Arnesen, 2-0. Al 16° Arnesen ha raddoppiato, 2-0 per la Danimarca. Ecco, rivediamo il secondo gol della Danimarca, che è anche il secondo gol incassato per la nostra squadra nel girone del campionato del mondo. Finora non aveva subito gol la nostra nazionale, doveva esserci questa partita in Copenaghen con questo risultato assurdo. Per Lerby, cross di Lerby e arriva con un attimo di ritardo Bastrup, ostacolato da Cabrini in scivolata all'ultimo momento. Esce Marini, il gioco ancora non è stato fermato, ma dal numero che agita il nostro vantaggiato
si è in panchina. Vediamo che il numero 4, cioè Marini, che dovrà uscire. Vedete che ha preso morale e convinzione la squadra danese, sta addirittura umiliando i nostri, riconquista una palla Bettega, Graziani, ma deve fare tutto da solo, è l'uomo più avanzato, l'unico in avanti, viene fermato, e c'è un calcio di punizione in nostro favore, il gioco riprende, la sostituzione ancora non è possibile, ecco che ora l'arbitro si avvede della cosa, entra D'Ossena, escono Marini e Bettega, doppia sostituzione, ed entrano Ancelotti e D'Ossena. Sono entrati al 22esimo minuto D'Ossena e Ancelotti. Cabrini, Antognoni, fallo di Rasmussen su Ancelotti, che prima ancora di toccare la palla riceve un intervento irregolare, calcio di punizione in nostro favore, lo batte Conti. Lunghissimo, Graziani che accorcia le distanze su servizio di D'Ossena. 2-1 al 24esimo minuto, Graziani ha accorciato le distanze. Ecco, rivediamo l'azione, il calcio di punizione di Conti, lunghissimo, il colpo di testa di D'Ossena e sull'uscita del portiere il gol di Graziani, 2-1. Al volo D'Ossena su Antognoni, perde la palla Antognoni, ma il rimpallo favorisce ancora D'Ossena, che apre dalla parte opposta per Conti. Cross di Conti, tiro di Antognoni, Graziani fuori. Il tiro di Antognoni è stato ribattuto, è scattato corto Graziani in area. Questa volta il controllo della palla era più difficile. Comunque dopo il 2-0, dopo le sostituzioni, la squadra azzurra ha cominciato a giocare, speriamo che non sia troppo tardi. Ecco il lancio per Conti. Cross di Conti, arriva Lerby, ancora lui. Fallo di Ancelotti. Mentre anche i danesi si preparano a far entrare un uomo, dovrebbe essere Eichenbrück, se vedo bene dalla cabina che è molto in alto sulle tribune. D'Ossena verso Tardelli, Conti, Girea, tutti i passaggi in linea, tornano dei vizi che sembrava avessimo dimenticato, vince un tackle Elchiar, tenta uno scatto, lo ferma Girea, accorre anche Gentile. Mentre il gioco è fermo per l'incidente a Elchiar. E siamo a 15 minuti esatti dalla fine.
adesso non inquadrata, sta per effettuarsi, eccola ora inquadrata la sostituzione, vedete Eichenbrotz che entra in campo e non avete visto uscire Olsen. Mentre il gioco riprende con il calcio di punizione di Bertelsen, il colpo di testa di Gentile, tenta il tiro da fuori Rasmussen, la palla è nettamente sul fondo. Sussena. Cabrini, Scirea, Graziani, su cui è saltato bene Bust, perde la palla Cabrini, Elkier, anticipo di Scirea che però si scontra con Dossena. Poi c'è un fallo di Cabrini che spinge alle spalle l'avversario, si trattava di Arnesen. Lunghissimo il lancio di Elkier, un colpo di testa all'indietro da parte del nuovo arrivato Eichenbrotz, favorisce però Antonioni, Cabrini, Tardelli, Graziani. Non riesce il tunnel di Graziani, ma riesce il suo cross prima di Ancelotti, che era ben piazzato, esce però il portiere Christ e para. Vedete, mentre Piontek raccomanda la calma, eccolo in primo piano, vediamo in secondo piano Verzos, che nervosamente accende la pipa, guarda quanto manca, Maldini fa delle raccomandazioni. Purtroppo mancano 5 minuti. Rosset rincorre la palla Bertelsen. Ecco il terzino Rasmussen. Abbiamo visto Bastrup saltare più alto di Zoff. Comunque Gentile è riuscito a metterci una pezza, ha tirato da lontano Eichenbrotz, era in fuorigioco Bastrup, battuto il calcio di punizione, viene in avanti Gentile, Scirea, anticipo su Graziani da parte di Busch, Antonioni, Tardelli, Gentile, Dossena, ha fermato con il corpo Bertelsen, riconquista la palla Dossena, servizio per Antonioni, esce il portiere Christ, lo anticipa di un soffio Eichenbrotz rischiando l'autogol, solo un calcio d'angolo per noi, pensate che è il secondo di tutta la partita. Ecco il cross di Conti, Antonioni chiude davanti a lui il corridoio, rinvio, Bastrup, ancora Bastrup, lunghissimo il lancio per Simonsen, scatta Simonsen, solo Scirea, Simonsen, Elkier, Elkier tira, poi prende Bastrup ed è terzo gol per i danesi, sul tiro di Elkier. Ecco, rivediamo l'azione. Ecco Elkier, cerca il tunnel, va a terra, reclama un fallo, ma più svelto di tutti è Bastrup, che segna il terzo gol, chiudendo praticamente la partita al 42esimo minuto. Danimarca 3, Italia 1. La partita sta terminando tra le ovazioni dei padroni di casa, gioia giustificatissima, la vittoria è stata netta,
boccata di Bertelsen riesce con Lovati a salvare all'ultimo momento quella che poteva portare la Danimarca addirittura al quarto gol. Ecco che il 90° minuto scade in questo momento. Bertelsen batte il suo calcio d'angolo. I nostri difensori riescono a disimpegnarsi. Sostena, lancia lunghissimo, troppo lungo per Conti. Riparte ancora la Danimarca con Simonsen che cerca il triangolo con Elkjær. Attendiamo soltanto il tizio in chiusura, che ormai non dovrebbe tardare per mettere fine a questa partita perduta a Copenaghen senza veramente fare niente per evitare la sconfitta. Graziani non riesce il cross di Graziani ed ecco il fischio finale dell'ottimo arbitro Böhrer. Danimarca batte Italia 3-1. Potrebbe sembrare una sorpresa, lo è rispetto alla scala dei valori internazionali del calcio europeo, ma da quello che abbiamo visto sul campo non è affatto una sorpresa. Danimarca ha vinto regolarmente, ha meritato la sua vittoria e di conseguenza il giudizio sulla rappresentativa italiana è quello che può restare in questo commento. I gol sono di Rompe, di Armeson, di Pastrus, tutti nel secondo tempo. Fra i tre, dopo il secondo, c'è quello di Graziani al 23° che aveva accorciato le distanze e fatto sorgere qualche speranza di evitare la brutta figura. Risultato finale, Danimarca fatta Italia 3-1. Signore e signori, buonanotte da Copenaghen. Gioco per Lewis, 5-4 a favore di Panatta. Italy leads the third set by 5-4, having won the two first. Cinque a quattro dunque per Panatta nella terza partita. Panatta ha ora il servizio a disposizione. Sei quattro, sei due, cinque quattro per Panatta. Time. Il giudice di sedia ha chiamato il tempo. Per il cambio di campo c'è un minuto e mezzo di tempo. Dopo un minuto il giudice di sedia avverte i giocatori che questo minuto è trascorso e che manca solo più mezzo minuto per dare inizio al gioco. Esiste anche un altro limite di tempo tra un punto e l'altro, la palla deve essere giocata entro 30 secondi, deve essere rigiocata entro 30 secondi. Panatta al servizio. Va a protestare Crotta, Panatta, vedete, larga le braccia, però il giudice di linea non deflette. Segna l'out. Vanno a discutere Panatta e Crotta. Why? You must change sometime the call. Ancora una palla dunque per Panatta.
due palle per Panatta. Ci rifà subito Panatta, 15-0. Zero. 13-11. Attacca Lewis. Sbaglia il pallonetto Panatta, volée vincente di Lewis, 30-15 per Panatta. 30-15. Quaranta a 15 per Panatta. 14-15. Osservate Vittorio Crotta. Bellissima risposta di Lewis che annulla uno dei due match point di Panatta, 40-30. 14-30. Panatta qui ha peccato un pochino di presunzione, quel pallonetto svirgolato che era stata la risposta di Lewis doveva essere trattato diversamente. Lewis si è portato in parità. Vantaggio Panatta. Advantage Italy. Panatta vince l'incontro con il punteggio di 6-4, 6-2, 6-4. Gran Bretagna 2, Italia 2. Telefonate subito per fare vostra l'eccezionale proposta Z-Line, computer IBM 300 GL a 1.670.000 lire più IVA e potete pagare con rate di... E quando ci avrei visto? Certo, è sabato. O vedi a die bugie? E stia zitta che mi devo concentrare! Tamo più poco! Asa! Il tamo più bova asa, aso io. Come sarebbe il mondo se tutto fosse forte e resistente come una Hyundai? Monoscocca ad alta resistenza. Questo rende ogni Hyundai forte, affidabile, come la nuova Santa Fe. Preparati a volerne una. Wie schnell wird Emily Leila? Schrei, ich will erflammen. Ja, ma'am. I'm singing in the rain. Just singing in the rain. What a glory. Qualunque cosa ci riservi il futuro, nel futuro c'è Visa.
Pasqua è vicina. Ma se la sorpresa arrivasse prima? Fantacalcio Stream, il 9 aprile inizia il gioco. Minuti primi, di nuovo in diretta dagli studi di Roma. Allora, vedete che c'è Aldo Groffi che sta esultando. Beh, chi ci ha seguito dall'inizio sa perché. Perché di fronte a un pronostico di Giorgio Chinaglia alle 20 e un minuto, ma nemmeno, sì, 19.30 in apertura l'hai detto, sì, no? 19.30. Allora, il Galatasaray vince questa sera, poi su 2-0 alla fine del primo tempo è arrivata questa lettera di licenziamento. C'era una lettera di licenziamento, sì. A fine partita c'era il rinnovo del contratto con raddoppio degli emolumenti. Vabbè, allora. Poi ho telefonato a Petrucci, scelto il serino d'allenatore. Eccolo qua. È più forte di Van Wood. Attenzione, perché questo è vero, eh? Questo è un è più forte originale. È più forte di Van Wood. L'ha indovinata. Clamorosamente indovinata. Perché... Vabbè, no. Se il Galatasaray giocava come ha giocato sul tempo il primo tempo, sicuramente avremmo visto un'altra partita con Galatasaray che poi ha rischiato anche di fare il 4-2, non è? Non ci dimentichiamo. Eh sì, Giorgio, perché il Galatasaray ha avuto il cambio di marcia, no? Sì. Che auspicavamo in effetti nell'intervallo. Ecco, il Real Madrid non ce l'ha questo cambio di marcia. No, ma difatti il Real Madrid è questa la squadra. Ha detto che fuori casa il Real Madrid è un tipo di gioco, fa un tipo di gioco, in casa è tutta un'altra musica. È chiaro che se il Galatasaray voleva andare allo stesso passo del Real Madrid, tecnicamente non c'è partita. Allora l'unico modo di fare è metterla in bagarre, cioè cercare di fare un pressing alto, di correre di più, di cercare di mettere tutta l'anima in campo e cambiare il risultato. Infatti è bastato alzare un attimo il ritmo del Galatasaray che la partita è cambiata subito. Come fai a coinvolgere il pubblico amico? Come fai a trascinarlo se giochi a ritmi bassissimi? Devi giocare a ritmi fortissimi, creare mischie, aggressività, allora trascini il pubblico e crea il fattore ambientale, il fattore campo, che è sempre importante, cosa che il primo tempo non è esistito. Il primo tempo il Galatasaray ha fatto allenamento e il secondo tempo ha giocato. Il Real Madrid ha pagato quello che temeva Del Bosque, ha detto questa squadra l'ho vista stanca in campionato e in effetti nel secondo tempo è venuto forte. Cresciuta maturità. Qui stiamo vedendo i gol delle due partite. Si è rivisto in Romania, io ho visto certi guizzi, certi momenti, sono contento, lo hai sottolineato anche tu, di un Del Piero, insomma, veramente sì, rinato, dire... l'abbiamo detto tante volte, ma insomma in quella partita si sono viste delle cose importanti. Beh, devo dire che c'è un 30% in più del Del Piero anche all'inizio di stagione, che operava sempre, aiutava sempre la squadra. Però magari nella zona dell'area avversaria poteva non avere quella forza che in queste gare, anche alla Juventus ultimamente, dimostra di avere. Quindi giocando a tutto campo riesce a finalizzare anche il gioco e credo che sia cresciuto sotto questo aspetto. Però mister, a proposito delle domande che hanno fatto gli europei, delle vecchie polemiche, io una cosa l'ho vista in queste due partite, ma non serviva neppure. Totti e Del Piero possono giocare assieme, questo Trapattoni lo sostiene. Perché li fa l'ha giocare dimostrato. Non solo, ma mi pare che vadano anche d'accordo poi nel dopopartita, che vadano molto d'accordo assieme, no? Beh, a mio avviso sono due giocatori che hanno ruoli Paolo diversi. Liguori, il fatto di giocare contro la Lituania oppure contro la Francia forse non cambia un po'. No, questo chiediamolo a Trapattoni, perché secondo con tutto me il rispetto no, per il secondo me abbiamo affrontato, sì, no, abbiamo spezzato le reni. Sì, però chiediamolo a Trapattoni, perché secondo me lui li metterebbe assieme in forma anche contro la Francia. Sì, non vedo perché no, perché del resto anche oggi, questa sera al Milan, che se ne dica di Shevchenko, ha giocato con Shevchenko, con Abirov e con Boban. Si tratta di vedere come stanno in campo e come si aiutano. Nella finale dell'Europeo, per gran parte della seconda parte della gara, Totti e Del Piero hanno giocato insieme, tra l'altro si costruirono un paio di palle gol che poi, per sfortuna, non hanno portato alla chiusura della partita probabilmente. Sì, ma noi in Italia dobbiamo inevitabilmente esprimere, ed è giusto così, ognuno le proprie convincimenti. Ma su giocatori così, no? Però, è inevitabile. Poi magari durante la gara arriva un momento in cui magari uno dei tre può tirare anche il fiato, ma non è detto che non si debba fare. Posso non c'è nulla di escluso. Ce l'ho il tempo per fare una domanda al mister. Ti risponde dopo però, fammi un bene. Po'. No, guardando le ultime partite ho l'impressione che davanti
c'è abbondanza. A centrocampo i centrali si stabilizzano, la difesa è straordinaria. Ho l'impressione, non vorrei sbagliare, che sulle fasce manchi qualche alternativa importante. Risposta Flash? Beh, è un po' il tema che si dice, mancano magari Bruno Conti di allora quando si è vinto il mondiale e quindi non sempre, però in questo momento Zambrotta sta crescendo, poi ci sono dei giovani interessantissimi, aspettiamo che crescano, vediamo un po'. C'è ancora tempo. Allora Luisa e Corrado Tedeschi ci danno dei consigli per stare in forma. Poi andiamo da Ferrante, gli ultimi Casimo Viola e domande finali per tutti. Vediamo. Corrado, oh my... Ma sai che sei quasi più bravo come calciatore che come attore? Eh? Guarda che se pensavi di prendermi in giro sbagli di grosso. Guarda che io da ragazzo ero una promessa della Sampdoria. Fisico così asciutto in forma. Insomma, quando puoi, due calci al pallone. Due calci al pallone, magari due compresse. Due compresse? Guarda Marco Tardelli, ha perso 7 kg da quando usa Calo Uomo. Ma infatti, ultimamente l'ho visto proprio in gran forma. Sì, Calo Uomo è un integratore dietetico venduto in farmacia, studiato apposta per l'uomo che vuole dimagrire. Pensa che oltre il 50% della popolazione maschile è in sovrappeso. Questo è un dato che non conoscevo. Calo Uomo è la soluzione giusta per eliminare i chili in eccesso. Due compresse, mezz'ora prima dei pasti. Una dieta controllata, equilibrata e più è fatto. Test clinici ne certificano l'assoluta sicurezza e hanno dimostrato, pensa, in 60 giorni di trattamento una riduzione del giro vita, una riduzione della massa grassa e una riduzione del peso corporeo. Sai che lo voglio proprio consigliare a un mio amico che ne ha bisogno. Chi è? Non te lo dico. Va bene, comunque, allora ricordagli il numero verde 875-25-08 e il sito www.roeder.it. Calo Uomo. Sì. Testato. Efficace, sicuro. Da Röder in farmacia. Hai capito i maschi d'oggi, eh? Vai! L'amore è cieco, ma gli uomini ci vedono benissimo. Quando hai tante cose su cui concentrarti, a chi ti affidi per un aiuto? A un nodo? 1730. Ai foglietti. Acutil Fosforo ti aiuta a recuperare attenzione e concentrazione. Niente più nodi con Acutil Fosforo. È un medicinale. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Vedi, il Walter ti dà una vastità di scelte. Invece, quante aziende ci saranno su Pagine Gialle Online? 3 milioni. Tutte dentro lì? Mm-hmm. Pigiate! Pagine Gialle Online, www.paginegialle.it. Allora, sentiamo un po' cosa vorreste fare da grandi. Tu? L'ingegnere. Ah, l'ingegnere. E tu, Giulia? La giornalista. Giornalista. Martina? Il medico. E tu, Maurizio? Maurizio? Maurizio, tu cosa sogni? Avere 18 anni. Pagamento a rate o in unica soluzione. Flessibilità totale. È tutta un'altra carta di credito. È Blue American Express. Nata domani. Vuoi una lente a contatto nuova ogni giorno? Prova Focus Dailies, le lenti a contatto giornaliere. Confortevoli e pratiche da utilizzare, senza liquidi per la disinfezione. Niente più bottiglie e contenitori. Ogni giorno apprezza il piacere di un nuovo paio di lenti ad un prezzo conveniente. Provale subito dal tuo ottico. Focus Dailies, praticità e comfort, dalla linea Focus di Ciba Vision. Oggi cosa metto? Una sua camicia. Nuovo Nivea Rolon deodorante scorre sulla pelle lasciando un'efficace protezione che dura fino a sera. Cara, hai visto la mia camicia blu? Scommetto che non se ne accorge. Nivea Rolon deodorante, delicato sulla pelle, efficace fino a sera. Come on, pretty baby. Voglio investire meglio i miei soldi. Voglio programmare il mio futuro con un professionista serio. E voglio che mi consigli gli investimenti più interessanti per me e non per lui. Voglio una persona che mi ascolti e mi capisca veramente. Voglio il mio personal financial advisor. Xelium, My Economy, dal gruppo Unicredito Italiano.
Serve un Frisk? Frisk, sveglia la mente. Ginkoba, un aiuto per mantenere memoria e concentrazione. In farmacia. Non è che diventi un genio, però